responsabilità che possono ricadere in capo al mediatore immobiliare derivanti dall'informazione acquisita dal condominio. Allora, esempio che noi abbiamo gestito in mediazione civile, in caso di controversia gestita in mediazione civile. Residence turistico, siamo sul lago, parlavamo con la generatrice prima dei casi degli immobili in montagna, il caso di specie è venuto in Sardegna. Noi abbiamo una sede ICAF a Santa Teresa Granduana. Cosa avviene? Avviene che un condominio di recente costruzione, per motivi legati a difficoltà di pagamenti da parte del costruttore che detiene una buona parte degli immobili, non riesce a garantire la finanziabilità delle manutenzioni della conduzione di piscine, campi da tennis e piani sportivi. Esiste nei condomini adiacenti, nei residence adiacenti, più di una realtà che ha case vacanza prossime al mare ma prive di piani sportivi. Quindi esiste una domanda in termini commerciali di tour operator che chiedono a chi ha campi sportivi di poterli prendere in gestione, pagare adeguatamente i compensi, garantendo poi, pagando ovviamente, tessere e protezioni economiche anche calmierate, e gli stessi condomini che si sono privati della possibilità di condurre i loro impianti, avendo dato in gestione i loro impianti a terzi. Questa scelta è stata fatta, assunta dalla delibera con un contratto infranovennale, nel senso che la giurisprudenza è palese nel ritenere sottoscrivibili i contratti legati alla locazione a terzi di parti comuni con la maggioranza dei 500 millesimi, purché non siano ultranovennali, perché altrimenti sarebbero equiparati sostanzialmente alla costruzione di un diritto reale. E quindi, rimanendo all'interno di questo periodo, però 8 anni è una durata non banale, il condominio si spossessa di questi beni e li affida a una società di Roma che ne gestisce, ne garantisce la corretta produzione e manutenzione, però affida anche a terzi, cioè consente anche a terzi di entrare in piscine e campi da tennis. Immaginatevi la qualità della vita di questi condomini, dove anziché essere condivisi i campi sportivi e le piscine da 80 famiglie, vengono condivisi da 500 famiglie, perché questi pagano, fanno business con questo. Nel frattempo cosa avviene? L'agente immobiliare compra, vende immobili, li affitta, ma anche e soprattutto affitta gruppi di immobili a società immobiliari che fanno i subaffitti di casa vacanza. Il valore di un immobile che ha libero accesso alla piscina, anche perché gli affitti vanno ai proprietari, non vanno ai conduttori, i conduttori pagano le spese condominiali, non hanno costi legati alla conduzione della piscina evidentemente, però per poter far entrare i propri conduttori, i propri inquilini in piscina devono pagare. Quindi il valore della locazione è inferiore. Se tu mi dici, quando mi fai vedere il residence, che c'è la piscina, si può accedere, e poi non è trascritto questo contratto, non esiste la possibilità di poterlo misurare in modo tale che sia opponibile ai terzi, è nelle mani delle delibere condominiali. Dove deve essere scritto? Nel rendiconto condominiale, nei rapporti in corso, cioè nei contratti elencati in nota sintetica e spiegativa, perché è un rapporto contrattuale con il quale il condominio si è spossessato di alcune parti comuni, che però, ho fatto questo esempio, campi da tennis e piscine, che cosa fanno? Sono incrementativi del valore sia della locazione che dell'immobile. Allora, nel momento in cui io compro un immobile dove di fatto non posso utilizzare se non pagando il campo da tennis e la piscina, e ho affitto un immobile per fare subaffitto, dove subaffitto e poi i miei conduttori non usano la piscina se non pagando, evidentemente i valori, e qua torno al concetto di agente immobiliare che valuta, i valori sono valori che possono essere sensibilmente differenti, da un lato. Dall'altro potrei essere a conoscenza dell'informazione e omettere di trasferirla, perché magari nel rapporto formale di questo singolo atto negoziato non ho nessuno che me lo ha detto, ma ho già fatto 3 o 4 locazioni gli anni precedenti e nessuno potrà sostenere che io non avessi le informazioni. Allora, se l'amministratore non ha le informazioni e non ce le dà perché ha fatto un rendiconto inadeguato e ha fatto una liberatoria inadeguata, il mediatore immobiliare non è escluso dalle forme di responsabilità, perché avrebbe potuto acquisire queste informazioni altrimenti. Questo era un caso pratico che avevo gestito proprio in mediazione. Infatti, no, prima di passare al pubblico, se qualche domanda, ma ho visto che sono tutti molto timidi. Mi era piaciuto il passaggio dall'avvocato Bai, che
che forse più era solo accennato, ma che avevo avuto modo di seguire Bergamo, quando distingueva il fatto del venditore di dare la delega per l'accesso alla documentazione preliminare presso l'amministratore al mediatore immobiliare, oppure quando invece era lui che chiedeva questa documentazione, cioè come si possono eventualmente trasferire anche qui le responsabilità della professione su una delega. Cioè, se non sbaglio, lui si diceva quando il mediatore ha la delega per vedere la situazione, automaticamente deve essere diligente, deve conoscere tutte queste cose. Certo. Beh, l'attesa per l'acquirente è quello che, rivolgendomi a un professionista del settore immobiliare, come tale dobbiamo considerarlo un mediatore per le ragioni che ho detto prima, io ti attribuisco i poteri miei di richiedere all'amministratore la documentazione che tu riterrai utile in base alla tua scienza. E quindi nel momento in cui, al contrario, possiamo immaginare che per fare una domanda precisa all'amministratore, torniamo al tema di prima, ci possa essere un mediatore che di fatto compila nell'interesse del potenziale acquirente una lettera da indirizzarsi all'amministratore, nel quale il condomino, se si sta parlando chiaramente del lato venditore, chiede all'amministratore di avere copia della documentazione. Quindi dobbiamo fare una precisazione che può essere: l'acquirente non ha nessun titolo per chiedere al condomino, perché è chiaro che sono due facce della stessa medaglia, non deve essere confuse. È chiaro che invece l'acquirente ha interesse ad avere quella documentazione e quindi la chiede al venditore, ma se il venditore non ce l'ha, può utilizzare questa interposizione del mediatore finalizzato proprio anche a questo tipo di verifica. Quindi la soluzione migliore è quella di predisporre una lettera da indirizzare da parte del venditore all'amministratore di condominio, nel cui testo precisare che interverrà in mia vece il signor titolare dell'agenzia immobiliare, ai quali io a condomino attribuisco il potere di ritirare la documentazione, fare le copie. Chiarissimo, però io avevo capito a Bergamo che nel momento in cui il venditore investe l'agente immobiliare della ricerca con una delega di questa documentazione presso l'amministratore, automaticamente diventa responsabile lui del fatto che questa documentazione sia corretta, sia coerente, che sia tutto quello che serve per la compravendita. Ho capito male? A Bergamo abbiamo il concetto, è questo: se io sono un agente immobiliare devo richiedere documenti idonei, non sono responsabile del contenuto che ricevo, sono responsabile se ometto di richiedere qualcosa che avrei potuto chiedere. Questo è diverso, non dovete giudicare il contenuto. Il contenuto è un onere per l'amministratore, la legge 4 colpisce chi l'ha redatto, non chi l'ha ricevuto. E tant'è vero che, come dicevo all'inizio, chiediamo il giusto, lo alleghiamo al preliminare, e io come agente immobiliare ho fatto quanto era di mia competenza. Tenete conto che il bello tra i due eventi, no? Quando vengono da voi gli amministratori che si rifiutano, la documentazione preliminare è proprietà esclusiva del condominio, detenuta temporaneamente dall'amministratore in carica. Addirittura se leggete, e mi auguro che succederà, le nomine fatte bene, l'amministratore all'accettazione della sua nomina indica i giorni in cui il titolare di diritti reali, cioè il proprietario o un delegato con le forme che diceva l'avvocato, può andare in condominio senza preavviso. Tu arrivi, chiedi i documenti, lui ti dice giorni dopo, domani, lì ci sono i giorni. Tant'è vero che la parte fondamentale di questa situazione è, uno, far capire agli amministratori, basta che voi mi dite legge 1129,2, e qui c'è scritto benissimo, la documentazione è proprietà del condominio. Poi da agente immobiliare, come diceva il dottor Giordano, sarebbe bello che voi aveste le informazioni sommarie. Meno male, sarebbe bello riuscire a farvi vedere una nota sintetica fatta bene, un registro anagrafe completo, una volta che ne hai visto uno, come diciamo noi, è il bugiardino, vado a vedere quello che mi manca e poi eventualmente posso chiedere l'implemento oppure no. E tenete conto, che questo è importante, che voi lo sappiate,
Per un amministratore rifiutarsi di darvi un documento è appropriazione indebita. Ci mettiamo una pendente denuncia ed è anche il soggetto di revoca, premesso che al venditore che vuole vendere, revocare la che non è niente, ma il danno che ne consegue viene interamente riconosciuto come valore. E è bellissimo, no? Io mando la pelle all'amministratore, mi devi questi documenti. Nella tua nomina hai scritto che in 5 giorni devi dare. È scritto anche i tempi, eh? Me lo dai nominelli 5 giorni, io ti cito per darmi. L'altra parte che stamattina inizialmente è questa. Se io so che cosa chiedere, automaticamente quello che non mi viene chiesto non vado a dirgli a solleticarlo, dammi anche. Semmai nella mia richiesta il dire mi serve l'anagrafe condominiale ai sensi del 1130,6. Punto. Se mi mando un documento incompleto, non è un altro mio, te lo attribuirò. La richiesta ha questa forma. Tant'è vero che il dottor Giordano, con noi ci riferiamo a Bergamo, non perché, perché con voi la convenzione non abbiamo, viene redatto un facsimile di richiesta con questo sistema. Non commettete comunque l'errore di giudicare il ricevuto. Leggete il contenuto. Se il contenuto dice non c'è il CPI, non dovete retribuire cosa costerà farlo. Chiedete all'amministratore se ha fatto assemblea o quant'altro, gli chiedete eventualmente di relazionare. Teniamo in considerazione che la Cassazione dice una cosa, che il mediatore deve dare tutte le informazioni che dispone e che siano rilevanti ai fini della conclusione dell'affare. Se al mediatore compete semplicemente di trovare un acquirente e di avere elementi senza particolari attività di indagine, quindi corretto come stavo dicendo la ragione Brici, io ti chiedo la documentazione, non deve entrare nell'esame, ci mancherebbe altro, l'esame della documentazione, e di porre a conoscenza delle parti un elemento utile che possa incidere sulla volontà delle stesse al fine della conclusione del contratto. Altro aspetto invece, quando al mediatore vengono chieste attività ulteriori, attività più specifiche, che non significa che il mediatore deve necessariamente svolgere lui stesso a verifiche, analisi che riguardano altri ambiti di competenza. Cioè, è chiaro che il mediatore non potrebbe essere mai ritenuto responsabile perché non si è reso conto da un rendiconto che c'erano degli appostamenti errati, perché non è il suo lavoro, non è questa la sua funzione, non è questo che è richiesto né dalla norma del codice civile né dalla giurisprudenza. Chiarissimo, grazie. Mandelli, Gianluca Mandelli.